Buongiorno a tutti, sono Stefano Frosi, uno studente della Quinta FM dell'Istituto Tecnico Verri. Quest'anno la nostra classe ha trattato il Rosatellum e adesso lo andiamo a vedere. Il Rosatellum prende il nome dal deputato della Camera, Ettore Rosato, e per questo motivo viene chiamato Rosatellum. Prima di tutto, il Rosatellum è un sistema unico misto, ovvero che comprende sia il sistema maggioritario sia il sistema proporzionale. Per quanto riguarda l'emiciclo della Camera e del Senato della Repubblica, il sistema proporzionale riguarda i 2/3 dei seggi in Parlamento, ovvero nella Camera si sta parlando di 386 seggi, invece nel Senato di 193 seggi. I vari seggi vengono attribuiti in base ai collegi plurinominali, che sono stati stabiliti sul decreto legislativo del governo il 12 dicembre del 2017. Invece l'altra parte della Camera viene composta da 1/3 del sistema maggioritario. Per quanto riguarda la Camera, 232 collegi uninominali, ovvero formati da circoscrizioni dove passa il candidato che ha avuto più voti, anche un voto in più rispetto agli altri. Tutti gli altri candidati non potranno ottenere il seggio. La stessa cosa succede per quanto riguarda il Senato, si sta parlando di 116 collegi uninominali. Infine, per quanto riguarda sia la Camera che il Senato, mancano alcuni seggi che vengono attribuiti in base a un sistema proporzionale secondo la legge Tremaglia del 2001. Si sta parlando di 12 deputati e 6 senatori che vengono attribuiti in base alle circoscrizioni estere. Nel Rosatellum bis troviamo anche le soglie di sbarramento, si sta parlando del 10% per le coalizioni, dato che il Rosatellum è una legge elettorale che accetta le coalizioni. Cosa importante è che almeno dentro una coalizione di una lista, di un insieme di liste, ci deve essere almeno un partito che ha superato il 3%. Invece, se si concorre da soli, bisogna superare una soglia di sbarramento del 3%. Queste soglie di sbarramento sono a livello nazionale. Inoltre troviamo le quote rosa. Per quanto riguarda le quote rosa, c'è un rapporto del 60 e del 40%, ovvero che i deputati e i senatori dovranno essere in proporzione del 60 e del 40% sia alla Camera che al Senato, ma anche nelle varie liste bloccate che troveremo nella scheda elettorale. Infatti, nei collegi plurinominali, le liste dovranno essere, i vari candidati dovranno essere in proporzione, ovvero quindi in una lista di massimo 4 candidati ci potranno essere 3 uomini candidati e una donna candidata, o viceversa, o 2 o 2, o anche l'importante è che non superi il 60 e il 40%. Inoltre, nella scheda elettorale le varie liste dovranno essere, i vari candidati dovranno essere imposti in modo alternato. Quindi se nel primo caso troviamo un uomo, nel secondo caso dovremo trovare per forza una donna. Per quanto riguarda il voto, non c'è il voto disgiunto, ovvero quindi se l'elettore vuole votare un candidato, dovrà per forza candidare anche la coalizione o la lista che lo appoggia. Se ad esempio un elettore vuole votare Matteo Renzi nell'uninominale, può votare tranquillamente il candidato, ma non potrà votare una lista o un partito che non sostiene Matteo Renzi, ad esempio la Lega Nord. Inoltre il voto verrà assegnato per quanto riguarda l'uninominale e il voto andrà direttamente al candidato. Invece se non si fa un segno su un partito preciso, il voto verrà ripartito in modo proporzionale su tutte le varie liste. Un candidato si può candidare in un solo collegio uninominale e fino a un massimo di 5 collegi plurinominali. Questo cosa vuol dire? Che nelle varie circoscrizioni in cui viene ripartita l'Italia, un candidato potrà trovarsi solo una volta nel collegio uninominale. Invece potrà trovarsi ben 5 volte in collegi plurinominali, ovvero all'interno delle liste. In questo caso, se un candidato viene eletto nel collegio uninominale, otterrà il seggio solo attraverso il collegio uninominale, non potrà ottenere il seggio attraverso il collegio plurinominale, se è stato eletto lì. E inoltre il candidato in un collegio plurinominale, dove è stato eletto, dovrà scegliere nel collegio plurinominale dove ha ottenuto il minore dei voti. Nel caso
il candidato sia eletto anche nel maggioritario, dovrà lasciare il posto agli altri candidati della lista. Inoltre sono dei listini bloccati, ovvero già stabiliti in precedenza, quindi non c'è nessun tipo di preferenza da parte degli elettori e quindi gli elettori non potranno scegliere un candidato rispetto a un altro. Un partito può coalizzarsi oppure no. Se concorre da solo dovrà ottenere il 3% su base nazionale, invece se concorre insieme a una coalizione può anche non ottenere il 3% e ottenere alcuni seggi in Parlamento. L'importante è che nella coalizione la coalizione deve superare il 10% e al cui interno un partito deve superare almeno il 3% come forza trainante di tutta la coalizione. Inoltre, se un partito fa parte di una coalizione ma non ottiene l'1%, i vari seggi verranno ripartiti in modo proporzionale agli altri partiti che fanno parte di quella coalizione del 10%. Bene, abbiamo visto il Rosatellum bis, ovvero che è un sistema unico, maggioritario e proporzionale. Le principali caratteristiche del Rosatellum sono le quote rosa, il divieto del voto disgiunto, e questa è una caratteristica fondamentale perché non permette agli elettori di dare una propria preferenza. Inoltre troviamo le soglie di sbarramento del 3% per quanto riguarda il partito che concorre da solo e il 10% per quanto riguarda le coalizioni. Inoltre nel Rosatellum troviamo una scheda unica sia per il Senato e sia per la Camera. Una scheda unica che comprende sia il sistema proporzionale e sia il sistema maggioritario. In questa scheda troviamo i listini bloccati che vanno dai 2 ai 4 candidati. Il problema è che i vari elettori non potranno scegliere il proprio candidato e qui perché sono stati già stabiliti in precedenza, quindi non c'è nessun tipo di preferenza da parte degli elettori. Per quanto riguarda il voto, noi elettori avremo più possibilità di voto. Si potrà votare solo il partito, che vale sia per il proporzionale e sia per il maggioritario. In questo caso il voto andrà solo al partito, ma andrà anche al candidato che viene sostenuto dalla lista. Invece, un'altra possibilità di voto è il voto solo al candidato che fa parte del collegio uninominale e in questo caso il voto va sia per il proporzionale sia per il maggioritario. Per quanto riguarda il maggioritario è chiaro che il voto andrà al candidato, invece per quanto riguarda il proporzionale il voto verrà ripartito in modo proporzionale appunto tra i vari partiti che sostengono il candidato. Infine c'è un'ultima possibilità di voto, infatti l'elettore potrà tracciare un segno sia sul candidato e sia sul partito. In questo caso è chiaro che il voto per quanto riguarda il maggioritario andrà al candidato, invece per quanto riguarda il proporzionale il voto andrà solo al partito e quindi non verrà ripartito in modo proporzionale tra i vari partiti che sostengono la lista. Ma attenzione, l'elettore non potrà fare un voto disgiunto, infatti se vuole votare un candidato dovrà per forza votare un partito che sostiene quel candidato, quindi non si accettano i voti disgiunti, ovvero votare un candidato e votare il partito di un'altra lista che sostiene un altro candidato. In questo ultimo caso il voto è nullo. Inoltre c'è un'altra possibilità per gli elettori, potranno tracciare un segno sia sul partito e sia sulla lista. In questo caso non cambia nulla rispetto al voto di prima dove c'è il segno solo sulla lista. Infatti il voto verrà attribuito sia al candidato che viene sostenuto da quella lista e il voto andrà solo e solamente al partito in questo caso e non viene ripartito in modo proporzionale tra i vari altri partiti. Infine c'è un'altra possibilità che non è detto che è un voto nullo, però è molto a rischio, ovvero l'elettore traccia un segno sul partito e solo e soltanto su un nome del candidato di quella lista del partito. In questo caso il voto verrà attribuito al partito e non ripartito in modo proporzionale tra gli altri partiti della lista. Il voto andrà anche al candidato che viene sostenuto dal partito, ma il voto, ovvero la X che viene tracciata sul nome e sul cognome di quella lista, non ha un valore nullo, ovvero che i vari seggi verranno attribuiti in base al listino e all'ordine bloccato stabilito in precedenza.